Buonasera ragazzi, bentornati nel mio canale. Gira rigira, sono sempre le stesse ore che si registra. Questo video qua non so quante volte può registrarlo, questa sarà la settima volta, penso. Che tra una cosa e l'altra veramente non riesco a registrarlo, perché c'è chi mi disturba, perché mi perdo io, eccetera, eccetera. Cioè, mi sono addirittura portato il microfono a lavorare in pausa pranzo proprio per registrarlo. Quindi si torna sempre a queste ore, vediamo di riuscire a farlo, speriamo questa volta, perché voglio proprio portarvelo questo tutorial, perché andiamo a fare questo drago qua, che si compone in modo particellare, che secondo me è proprio una figata, perché c'ha quell'effetto tipo fluido, molto bello. Più che altro, questo drago qua, adesso vedremo pure per composizioni, basta andare nella prima per composizione che faremo, cambiamo il logo e tutto quanto verrà riprocessato in automatico. Quindi è un progetto che dopo vi andrà bene per qualsiasi cosa, testi compresi. Due cose importanti: il logo deve essere PNG e nell'After Effects dovete avere il plugin della Trap Code. Ecco qua, Trap Code. L'importante è che avete il Trap Code, perché senza di quello non possiando fare. Come al solito, bando alle ciance e iniziamo subito. Allora, il nostro After Effects è aperto, composizione, nuova composizione, andiamo a chiamarla Main Comp. 1920x1080, risoluzione 30 fotogrammi per secondo, risoluzione piena e durata 15 secondi. Dovete registrarvela voi, ma 15 secondi, vedete che l'effetto viene fuori parecchio bene. Andiamo ok. Nella nostra tavola progetto andiamo a fare tasto destro, importa, file, andiamo a prenderci il nostro logo. E ne importiamo dentro. Animiamo questo perché questo tutorial qua non è farina del mio sacco, devo essere sincero, ma l'ho solo tradotto in italiano da un youtuber, LionFX indiano, che a sua volta non so se l'ha copiato da qualcun altro. Comunque sia, non è tutta farina del mio sacco, ho fatto solo delle poche modifiche. Prendiamo il nostro livello, il nostro logo, ce lo portiamo dentro. Selezioniamo il nostro logo, prendiamo il tasto S per abilitare la scala e andiamo un po' a ingrandirlo. Va bene così. Una volta fatto questo, clicchiamo fuori. Non dovete aver abilitato il livello, potete non aver abilitato niente, e creiamo un nuovo livello forma. Selezioniamo lo strumento ellisse, stando attenti che il tratto deve essere disabilitato. Chiamiamogli un punto a caso. E con il shift facciamo un cerchio. Poi andiamo a riposizionare il centro. Questo è il livello forma, andiamo a dargli un effetto di turbolenza. Andiamo nel nostro effetti predefiniti, cerchiamo un po' di turbolenza e ci salta fuori. Lo trasciniamo dentro il nostro livello forma. E andiamo a dargli queste caratteristiche: quantità 55, dimensioni 85 e complessità la portiamo 10. Ok, adesso non si sta animando ancora niente, quindi andiamo alla prima animazione. Andiamo sul livello forma, ancora il tasto S per abilitarlo, premiamo il tasto del cronometro, che così creiamo il nostro keyframe, e la scala la portiamo a 0. Andiamo verso 12 secondi, facciamo 11 secondi e la nostra scala la aumentiamo finché il frame non diventa completamente. Okay. Abbiamo fatto la nostra prima animazione. Bene, allora adesso. Questo è il nostro logo, andiamo a precomporlo. E lo chiamiamo logo. L'importante è non avere lascia tutti gli attributi, ma sposta tutti gli attributi. Andiamo. Anche il nostro livello forma andiamo a precomporlo. Mettiamo forma, sempre con sposta tutti gli attributi. Fatto questo, il nostro livello logo adesso andiamo a metterci un mascherino. Se non avete questa modalità attivata, fate il tasto destro qua sopra, colonne, modalità. Andiamo a dare un mascherino alfa forma. Lo
cominciamo a vedere così. Prendiamo i nostri due livelli, le nostre due composizioni appena create, le selezioniamo tutte e due e precomponiamo. Vediamo, logo, top, 1. Ok. La precomposizione appena fatta andiamo a duplicarla con top D, abbiamo fatto una copia. La prima copia sotto la spostiamo leggermente indietro, verso sinistra. Ok. E dopo andiamo a dargli un mascherino alfa invertito con la composizione che dopo non è stata applicata. No, vedete che abbiamo già cambiato tipo di effetto. Nella log comp 1 che non è stata toccata, praticamente la copia, andiamo a dargli un effetto per togliere praticamente l'alone e andiamo a cercare riduzione semplice. Prendiamo il nostro effetto, lo trasciniamo dentro la nostra composizione. Riduci mascherino, andiamo meno. Ecco qua, abbiamo tolto praticamente il bordino, ok? Ora precomponiamo ancora. Questo diventerà il logo 2. Benissimo. Dentro questo logo comp 2 adesso andiamo sulla nostra tavola progetto e andiamo a tirare dentro il nostro livello. La nostra precomposizione. La nostra precomposizione forma la spostiamo verso destra di qualche frame. Ok. E logo comp 2 andiamo ancora una volta a dargli un mascherino alfa invertito. Benissimo. Precomponiamo per l'ultima volta. Logo. Sempre ricordatevi di aver esposto tutti gli attributi. Andiamo. Bene, gran parte del tutorial l'abbiamo fatto. Ora andiamo a creare una nuova composizione e la chiameremo particelle. Nuova composizione. Particelle. E questa è quella dove servirà il trap code particular. Portiamo dentro la nostra logo comp 3. Andiamo per avanti. Abilitiamo e disabilitiamo switch e portiamo la nostra composizione in modalità 3D, ok? Adesso questa possiamo anche spegnerla per un attimo. Ora facciamo un nuovo quinta unita, praticamente stiamo creando un nuovo livello e lo chiamiamo particelle. Nostre particelle, adesso andiamo a cercare il nostro effetto della drop code che è particular, eccolo qua, non gli altri, mi raccomando, quello del drop code. Andiamo a selezionarlo e lo tiriamo. Ecco, ci compare praticamente la base del nostro particular, che se andiamo avanti, scorriamo il tempo, vediamo che qui forma particelle. Adesso andiamo a vedere come metterci le mani. Allora, su emitter type cerchiamo layer e sulle particelle del secondo mettiamo 450.000. 5, 0, 1, 2, 3. Su velocità mettiamo 0, velocità random mettiamo 0 e sul layer emitter andiamo a selezionare praticamente il nostro logo comp. Layer sampling particle real time e su RGB velocity. Ok, eccolo qua, appena fatto, sempre un attimo aggiornato perché sono in risoluzione piena, quindi ci mette un attimino per pazienza. Anche il problema è che quando sto registrando mi mando un sacco di grammi. Cominciamo già a vedere qualcosa.
Facciamo chiudere l'emitter e andiamo sul particle. Allora, il particle, andiamo su life e mettiamo tutti e due. Life random lo portiamo a 1. Spare father lo portiamo a 0. Size random lo portiamo a 100. Andiamo su shading e dove ci sono le due opzioni del shadowlet mettiamo on e on. Vediamo che già l'effetto si sta creando, sta modificando. Andiamo su physics, mettiamo air, turbulence field e andiamo a fare un offset, un offset della position di 40. Dopo possiamo chiudere queste tab, andiamo su Out System, Emit Continuously, e mettiamo velocità dal 10 a 12, mettiamo 12. L'opacità la portiamo a 100 e il colore del colore principale lo portiamo al 100%, così tiene il colore principale della nostra colorazione. Adesso se vediamo, abbiamo già fatto un cambio, è bello perché con tutte quelle ombrette di Father lo portiamo a 0, Physics, andiamo su Turbulence Position, sì, e lo portiamo a 300. Più state questo numero qua, più le particelle si muoveranno. Però attenzione perché adesso già io sto facendo fatica, anzi quasi impossibile che faccia una RAM preview in real time. Però vedete che le particelle adesso stanno cominciando ad avere veramente quell'effetto figo, diciamo, quasi di fluido. E praticamente le nostre particelle di base le abbiamo fatte. Andiamo a chiudere. Primo logo. Bene. Adesso andiamo a applicare degli effetti a questo particelle che abbiamo fatto. Prima cerchiamo per CC Vector Blur. Prendiamo sempre il nostro effetto e lo trasciniamo dentro particelle. L'amount lo portiamo a 15 e il max offset lasciamo 10. Sul type mettiamo perpendicular, eccolo qua, adesso sembra proprio un fluido. Abbiamo un po' fatto quell'effetto di sfocatura. Andiamo a cercare un altro effetto e cerchiamo per sfocatura e nitidezza. Sfocatura contrasto, sfocatura avanzata e la portiamo. Il raggio lo possiamo lasciare a 3, io lo lascerei qui. E questo l'abbiamo fatto. Bene, adesso facciamo sempre fuori, creiamo un nuovo tinta unita e mettiamo polvere particelle. Andiamo a cercare un'altra volta il nostro particula e lo teniamo qui. Come prima, ma mettendoci le mani un po' di qua e un po' di là. Allora su emitter type, sempre continuo, parti per secondo, prima avevamo messo 450.000, adesso mettiamo 80.000. Se
scegliamo sempre emitter type layer, velocità 0, velocità random 0, layer emitter, scegliamo sempre la raw pump 3, particle bit time e velocità x100. Poi andiamo su particle, mettiamo life 1 e random 50, size può provare andare bene anche 5, mettiamo 3 che diventerà un po' più piccolino, lo vedete, e size random lo mettiamo a 100. Vediamo shading, sempre come prima, shadowlet, le due shadowlet le mettiamo a on. Poi passiamo a physics, fire, turbulence field, e dove prima avevamo messo 40, qui mettiamo 1000. Benissimo, abbiamo fatto la nostra polvere delle particelle. A questo punto qua possiamo creare un nuovo livello di regolazione, sempre qua dentro, facciamo il tasto destro, nuovo livello di regolazione, andiamo a cercare curve. Prendiamo le curve e le portiamo sul livello di regolazione. Lo facciamo un po' più brillante, un po' più contrastato. Bene, adesso è ora di tornare nella nostra main comp dove eravamo partiti. Disabilitiamo il logo comp 3, andiamo sul nostro tab progetto, importiamo particelle. E abbiamo la nostra bella animazione che abbiamo fatto. Tasto destro, facciamo un nuovo tinta unita, andiamo a fare il nostro livello di background, chiameremo VG, andiamo ok, lo portiamo sopra tutto. Qua cerchiamo invece sempre gli effetti, cerchiamo sfumatura, sfumatura o sfumatura a quattro colori se volete usare la maschera, sfumatura secondo me è quella migliore. Scambiamo i colori e mettiamo spettro labiale, dove parte del nero andiamo a cercare un po' più di grigino. Dopo torniamo al nostro tab progetto e importiamo il logo comp 1 sopra il livello BG, la spostiamo leggermente verso destra, il nostro risultato dovrebbe essere circa così. Si aggiorna, adesso magari metto dimezzato, ecco qua, ci ho messo un pochino, penso con 2 anni sto con più 3 errori, non ci sta più dietro. Bene, adesso fatto questo, il logo comp 1 lo portiamo sotto, il nostro precomposizione particelle, selezioniamo questi due, andiamo a precomporli in finale. Questo livello finale adesso andiamo all'inizio, premiamo il tasto S, siamo all'inizio della composizione, premiamo il nostro keyframe, lasciamo al 100% così com'è e ci spostiamo invece verso la fine. E andiamo a rimpicciolirlo, così da quell'effetto tridimensionale proprio finché si crea
e dà quel tocco in più. Ottimo. Dopo qua ci sarebbe un po' la chicca, diciamo. Facciamo un nuovo livello di tinta unita, tipo una chicca cinematografica che si vede in tanti tracker. Andiamo a fare un nuovo tinta unita e scriviamo maschera. Ok, maschera nera, ci tiriamo fuori la sicurezza azione titolo. Avendo selezionato maschera, non fuori in questo caso, ma selezionando maschera, abilitiamo il nostro strumento rettangolo e lo facciamo combaciare con quelli più interni. Così. Facendo così, avendolo abilitato e avendo disegnato praticamente in vera forma, cosa è diventato? È diventata una maschera. Facciamo invertito. Ritiriamo via la sicurezza azione, mettiamo fuori e praticamente noi abbiamo finito. Vediamo una anteprima, vediamo dove è uscito. Mezzanotte 35 che ho finito di registrare il video praticamente e finalmente ce l'ho fatta senza star lì tanto a imbalbettarmi o far casino. Infatti sta renderizzando che il microfono era staccato, porca Eva, era staccato, quindi spero bene che l'audio del che abbia preso l'audio lo stesso del computer, perché sennò no, mi ammazzo stavolta, non ce la faccio più a registrare questi video. Ci vediamo adesso per il logo finale, vedere cosa è uscito. È figo, no? È molto fuori bene, a me piace parecchio. Adesso vi faccio vedere la vera potenza di sta tutto sto progetto. Andiamo sul logo comp 3, doppio clic, logo comp 2, doppio clic, logo comp 1, doppio clic, logo, doppio clic. Bene, adesso qua possiamo importare qualsiasi tipo di logo, questo che è quello ovviamente di base, lo faccio una prova, lo porto dentro, cancello quello di prima, sempre tasto S un po' grande, mi interessa, e così andiamo sulla main comp, se dite no, non si è aggiornato niente, un attimo che si piglia, eccolo qua, avete già l'animazione pronta di tutti i loghi, di tutte le scritte che volete, quindi ditemi che non è una figata sta cosa. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, più che altro a me piace l'effetto, mi piace parecchio, volevo assolutamente portarlo nel canale e fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, buonanotte.